Grazie, perché poi è il primo anno che tu sei sindaco e quindi noi poi ci conosciamo da... Da sempre, siamo nati insieme praticamente, gemelli divisi dalla nascita. Il 25 di agosto finiamo questo tour lunghissimo, lunghissimo a Rosolina Male con la finale nazionale del cabaret emergente. Turbolenti, sono qua in viaggio già per raggiungervi e saremo il 25 di agosto proprio da voi a Rosolina Mare per Riso fa buon sangue. Ecco qua completo e Turbolenti, abbiamo Mitico Steve, Mitico Giallo e Scintilla. Ciao. Oh, mi raccomando, vi aspettiamo. Ma voi vi hanno dipinto sulle sedie o siete reali? La posizione classica, quando fate l'amore, qual è? Potete andare via tutta la prima fila, via subito? La posizione classica, quando fai la fidanzata? Ho preso l'unico musone del locale, la coppia lì, maglia viola. Quando fai l'amore, qual è? Purché si faccia, tu dici. Qual è la posizione classica? Cioè, un bambino alto così ha detto alla missionaria, ne sa già più di te, ne sa. Se sei grosso non riesci a farla perché ti viene il fiatone. Tua nonna cosa dice? Devi mangiare se vuoi essere un toro. Nonna! Esci dalla camera dentro, cosa ci fai qua? E la mamma che ti minaccia fin da quando sei un bambino piccolo così. Mangia, che se no viene il lupo. Mangia, che se no viene l'orco. Mangia, che se no viene l'uomo nero. Che una volta gli ho detto, mamma, se vedi anche due donne a casa si mangia anche più volentieri, vero? Mia mamma era maledetta, per farmi mangiare nascondeva i pezzi di piadina romagnola in mezzo ai libri. Se non peso 300 kg lo devo solo alla mia grandissima ignoranza. Diamo il tempo a tutti di capirla questa. Ti aggiungo, per te non ho mai aperto un libro in vita mia. Io guardo te, perché se le capisci te posso andare d'accordo con tutti, eh? Sei sindaco? No. Sei sindaco? Quello con la maglia viola, però è un assessore questo, si vede la faccia. Che... Ho imparato. Ho imparato a fare il ventriloquo. Sono io che parlo, ma sembra che a parlare sia il pupazzo. Si chiama Rinuccio. Per maggiore sicurezza voi guardate solo il pupazzo. Per essere più credibili lo microfoniamo. Secondo te questi tre sono normali? No. Dolce amica mia che sei con Manuel, chiedili a voce alta, faresti l'amore con me? Faresti l'amore con me? Sì. La prima volta che siete usciti, posso chiedere, 52 anni fa, siete usciti, il primo appuntamento, dove siete andati? Siete andati... Via in bicicletta. L'ha portata molto lontano? All'Indinara. E ha detto, adesso... c'è il fosso, va là che adesso sei lì, o facciamo qualcosa, ti torni a casa a piedi. Niente, non gliel'ha neanche mai fatta vedere. No, nel senso, grazie, facciamo un applauso. 52 anni a loro, anche i 3 anni, 2 anni, un mese e mezzo. Lavori? Part time? Mezza giornata. Quante ore al giorno? 4. 12. Mezza giornata. Non puoi farne a meno. iPod. Mutanda anni 70. Com'è la mutanda anni 70? In lana. In vinile. Una cosa che i tuoi occhi non hanno mai visto. Gli Stati Uniti. Un cinese a spasso col cane. Manuel, l'hai visto? Cosa ti ha chiesto l'ultimo uomo che ti ha fermato? L'amicizia su Facebook. Patente e libretto. Quotidianamente usi altre lingue? Inglese al computer. Bestemmio in dialetto. L'ultima volta che ti sei confessata, cosa ti ha ordinato il parroco? 10 Ave Maria. L'ergastolo. Cosa dici alle tue parti intime appena prima dell'amore? Divertiti. Lazzaro, alzati e cammina! Ah,
Chiedo scusa. Dai, che carina. Io vorrei chiamare il presidente Luca Callegaro, Luca Avis di Luglia. Continuate l'applauso per Luca. Luca. Aspetta che ti allungo i moderni mezzi messi a disposizione, ti allungo il microfono, Luca. Ciao Lucia! Mettiti lì in mezzo, guarda. Lì dove c'è la croce. Esatto, c'è la croce. C'è la X lì. Ti lasciamo solo come un cane. Grazie veramente di cuore, Lucia, passate ancora una buona estate. Ricordatevi www.risofabonsangue.it. Andrea Vasumi! Grazie a voi. Maggiori. Luciana. Luciana. E Umberto Abbati, Rinoceronte, Lavis di Lusia, ciao Lusia, chiudi tutto, vai con la sigla, grazie.